Allora, sono tornata e questo è un tutorial ed è un tutorial che vedrete però con la musica sotto perché non volevo venisse troppo lungo ed è un tutorial ed è l'ultimo dei tutorial in collaborazione con Cam Colors and Beauty, ovvero Camilla, che saluto tanto, l'ultimo dei miei, ovvero quello ispirato a Felicity Huffman, ovvero Lynette Scavo nel telefilm delle Desperate Housewives. Ho guardato un po' di foto, non c'è una foto in particolare da cui ho preso spunto, ho guardato un po' come lei, insomma, viene truccata spesso, ed è più o meno sempre la stessa struttura di trucco, insomma è una bordatura con la matita nera molto sfumata, accentuando questa che spero vediate, questa, insomma, questa correzione dell'occhio, perché comunque la signora Huffman è una signora comunque di una certa età che comincia ad avere la palpebra da signora, ecco, non voglio dire altro, e quindi c'è bisogno di delineare e correggere l'occhio. Comunque lei mantiene dei trucchi molto, cioè, evidentemente le piacciono i trucchi scuri, perché spesso è truccata di nero, un nero molto sfumato che quindi con l'occhio aperto sembra uno specie di smokey, però comunque qualcosa di molto leggero. La bordatura è anche sotto, però solo fino a metà, perché il suo occhio viene molto ingrandito verso l'esterno. Quindi la parte esterna e la parte focale del trucco. Ci vogliono pochissime cose per fare questo make-up, ovvero una matita nera, un pennellino angolato, morbido, e, non lo so, un ombretto leggerissimamente più scuro della vostra pelle, e mascara, un illuminante discretissimo e nient'altro, praticamente qualche ombrettino nero giusto per sfumare ancora di più la matita. Sulle guance ho scelto un blush molto naturale, che è questo qui della Barocco Couture della Pupa, e sulle labbra un rossetto nude, però un nude un po' metallico della Essence, e così, insomma, ho voluto tenere il tutto così. Vi metterò i link delle foto da cui ho preso spunto, sono varie, comunque è una reinterpretazione dei suoi look. Niente, spero che il tutorial vi piaccia, spero che sia venuto bene e ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao Camilla!